Bentornati amici di Obiettivo News, siamo nuovamente nei nostri studi, torniamo a parlare di bellezza, quindi torniamo a parlare del concorso di Miss Paradisia 2023. Abbiamo avuto nostre ospiti le prime due Miss Obiettivo News, abbiamo avuto anche Miss Canavese, proseguiamo con la terza eletta Miss Obiettivo News durante la terza tappa San Sebastiano Po. Sto parlando di Ludovica Timossi, benvenuta. Grazie. Tu hai vinto appunto la terza fascia messa a disposizione dalla nostra redazione per il contest che stiamo realizzando. Hai 17 anni e sei di Chivasso. Sì. Se vuoi raccontarci qualcosa di te. Certo. Allora, io sono appunto Ludovica Timossi. Vengo da Chivasso, 17 anni, frequento il terzo anno del liceo scientifico al liceo Newton, sempre di Chivasso. E pratico uno sport che è box, alla Box Chivasso. È uno sport davvero molto bello che mi sta dando davvero tanto, mi ha fatto scoprire un lato di me stessa che non conoscevo, quindi è stata davvero una bellissima scoperta. E ho diverse passioni, specialmente quella per la cucina. È nata un po' di anni fa, circa 4 anni fa. Diciamo che il Covid, da questo punto di vista, mi è stato davvero molto utile perché con tutto il tempo libero mi sono potuta sperimentare, buttare in questo mondo che è enorme. E tra l'altro a novembre ho aperto anche un profilo su TikTok e su Instagram sulla cucina, che si chiama In Cucina con Luda. E poi, come altre passioni, la moda, che mi ha trasmesso mia mamma fin da piccolina, perché è una modellista sarda e quindi mi confezionava dei vestiti, lo fa ancora adesso, e mi dava anche consigli su come abbinarli. Poi magari quando ci sono delle riviste o delle trasmissioni che riguardano la moda, le commentiamo sempre insieme. E una cosa molto anche simpatica, e io la chiamo Enzo, io invece sono Carla. E un'altra mia passione è per esempio la musica. Mi piace davvero tanto, specialmente andare ai concerti, penso che sia uno dei migliori investimenti che una persona possa fare. La tua passione per la moda che si è poi riversata su quella per le sfilate per i concorsi di bellezza. È il primo anno che partecipi a Miss Paradiso o hai già partecipato gli anni passati? Ho già partecipato 2 anni fa, è stata la prima volta, sì, mi ha chiesto Beppe di partecipare e ho deciso di provarci, buttarmi. E, ho partecipato e mi hanno dato la fascia di Miss Canavese, è stata più piccola come, diciamo, concorso perché c'era ancora il Covid, quindi era un po' più difficile organizzare il tutto. E poi l'altro anno non ho partecipato, invece quest'anno ho deciso di riprovarci, di rimettermi in gioco anche per cercare un riscatto anche da me stessa. Cosa significa per te partecipare a questo concorso? Per me significa tanto perché mi metto in gioco e aumenta anche l'autostima, sfilare davanti alle persone, parlare anche davanti a molte persone non è semplice e quindi penso che ti possa aiutare molto. E quindi la tappa che io ho fatto il 22 mi è servita davvero tanto, mi ha dato davvero molto e quindi incrementa l'autostima e sì, penso che serva davvero tanto. Tu hai vinto la fascia di Obiettivo News, sei contenta di aver ottenuto Molto. ti piacerebbe lavorare comunque nel mondo, diciamo, della comunicazione, ma comunque dello spettacolo, Sì. come diciamo, rapporti cinematografici, film. Sì, mi piacerebbe davvero tanto e, perché comunque uno dei miei piccoli sogni nel cassetto era comunque quello di provare a venire in teatro, diventare comunque un'attrice e sarebbe davvero una cosa molto bella. Che tipo di rapporto si crea tra di voi? Molto spesso si pensa comunque che vi siano anche delle rivalità. Voi siete molto giovani, Sì. quindi è anche molto, molto facile magari instaurare dei rapporti di amicizia. Com'è l'ambiente che si cela dietro questo mondo? È molto bello perché dietro le quinte quando ti cambi, quando stai aspettando di entrare, si
si crea proprio un'unione forte, perché comunque tutte cercano di aiutarsi a vicenda, di dare consigli, magari c'è chi ha partecipato già a diverse tappe, quindi ha un po' più di esperienza e aiuta le altre compagne, sono tutte molto disponibili, anche una cosa molto basilare, i vestiti. Se ci si presta i vestiti a vicenda, ci sono tante ragazze che portano proprio vestiti in più per prestarli alle altre nel caso avessero bisogno. Sì, è veramente molto bello perché poi appunto amicizie nuove, scopri persone nuove, caratteri nuovi, è bello. E a livello di crescita personale tu credi che sia utile per una ragazza giovane fare questo determinato tipo di esperienze anche per accrescere, diciamo, un'autostima? Sì, penso che sia molto utile perché appunto mettersi in gioco di fronte a tante persone non è semplice perché ovviamente c'è magari chi è più timido e quindi è anche un modo per combattere la propria timidezza e per rafforzare il proprio carattere e per appunto acquisire autostima. Certo. Sì. E che consigli ti senti di dare a magari alle ragazze che vorrebbero provare a entrare in questo mondo ma magari sono un po' timorose? Di buttarsi, perché anch'io all'inizio ero un po' titubante, chissà come sarà, perché magari un po' la timidezza, cosa succede, invece no, perché una volta poi sei lì, ovviamente un po' di ansia ce l'hai, certo, è normale, è però poi quando l'hai fatto hai proprio una liberazione, ti senti davvero bene, anche magari non vinci niente perché può succedere, però intanto ti sei sfidata, ti sei messa alla prova e hai provato anche nuove emozioni, nuove esperienze che ti arricchiscono davvero tanto. E il fatto di essere giudicati, perché comunque ogni tappa è composta da una giuria che poi effettivamente giudica, non dico la più bella perché siete tutte belle, nel senso quella che rappresenta di più la fascia che si va a dare. Cosa si prova ad essere giudicati da persone comunque più adulte che non conosci, che vengono da anche magari da altri mondi? È un po' strana come sensazione, per come l'ho vissuta io, certo. Perché essere giudicati comunque, allora, da un punto di vista hai qualcuno che ti sta osservando, ti sta guardando. E poi io diciamo che l'ho vissuta molto alla leggera, nel senso sono andata lì, voglio divertirmi, voglio passare una bella giornata, e però ovviamente sì, magari ti mette un po' più di ansia, però poi alla fine quando sfili sulla passerella, sei davanti, passi davanti ai giudici, non ci pensi più. No. Penso che io sia stata più concentrata a camminare sui tacchi e non inciampare, sinceramente. Che alla giuria. Esatto. Parteciperai ad altre tappe? Sì, il 14 ci sarà una telemedita di cucine che tra l'altro è una cosa quindi nel tuo mood. Esatto, infatti è stata una cosa anche molto bella. Azzeccata. Sì, penso che sarò molto presa dal vedere le cucine e sognare una cucina così a casa mia. Sì, e poi il 20 ci sarà l'altra tappa, il 25 giugno la finale. Quindi concluderai le tappe che mancano, sì, per il concorso e poi la finale. E parteciperai ovviamente anche alla finale del nostro contest che si terrà l'11 giugno a Rivara. E quindi ti facciamo il nostro in bocca al lupo sia per le prossime tappe che per le finali. Grazie. Mi raccomando, continua così. Grazie mille. E noi allora vi ricordiamo le prossime tappe di Miss Paradisia, che sarà appunto domenica 14 maggio ad Aosta, e la quinta tappa, l'ultima tappa prima della finale, che si terrà il 20 maggio all'interno del comune di Ozegna, e la finale del contest di Obiettivo News, quindi che andrà ad aggiudicare la fascia finale, quindi a coronare la vincitrice del nostro contest e il vincitore. Ricordiamo che durante la tappa di San Sebastiano Po sono stati eletti anche i 5 Mister Paradisia, e quindi si svolgerà questa finale all'interno degli Alto Canavese Games, che vedranno la loro esibizione all'interno del parco di Villa Oliani a Rivara l'11 di giugno.
Quindi mi raccomando, continuate a seguirci, continuate anche a seguire il percorso di tutte queste ragazze all'interno del concorso di Miss Paradiso 2023 e vi diamo appuntamento ad una prossima puntata con la bellezza di queste Miss Paradiso 2023.